Ciao a tutti amici bimbi minchia. Oggi possiamo tranquillamente andare su Clash Royale, ragazzi. Sto scherzando, amici. Oggi, ragazzi, andremo a fare scherzi telefonici ad amici barra parenti. Ho già fatto un paio di scherzi telefonici su questo telefono, questo qui e altri scherzi telefonici, insomma, basta solo qua. Ok, ragazzi, direi di cambiare però un attimo posizione. Ma questa volta non farò... Cioè, è sporco qui. Questa volta non farò il cambio di telecamera con la pausa, perché è troppo maschino. No, questa volta ve la farò vedere. Quindi ci potremmo mettere... Oddio. Ok, qua possiamo chiamare con l'altro telefono. Sono un pazzo da legare. Ok, ragazzi, iniziamo subito con il mio Huawei. Ragazzi. Allora, andiamo su Simo 07. Ragazzi, dobbiamo dire che sto chiudendo il canale. Anzi, che ci possiamo dire? Tipo... Non mi fanno più continuare il... Mi si è spaccato il tablet, ragazzi. Chiamiamolo normale. Ve lo faccio vedere. Perfetto. Panico. Simone. Tu non puoi capire. Che? Mi si è spaccato l'iPad. Non mi funziona più. Stavo a fare un video. Hai visto l'angoletto? Hai visto il cassetto dove sta a fianco al letto? L'avevo messo là, è caduto e si è spaccato in mille pezzi. Cioè, in mille pezzi un corno. Si è spaccato praticamente. Ma tu che stai a fare? Mangia? Eh no, un corno. Cioè, Simo, non mi funziona più. Posso venire a vedere? Aspetta, dopo che sto a mangiare io. Vabbè, Simo, però io ho paura mo di continuare il canale che ho sul telefono o quello sul tablet, non lo so. Simone. Ma si accende? Simone. Che? Stai in un video, è uno scherzo! Sì, è uno scherzo! Ciao amici! Cioè, ti ha detto... Allora, non so se si sente, ma vi ho detto ciao amici. Vabbè, Simo, io... sto a fare sto video. Se vuoi venire, sali. Basta però che non ti fai vedere la faccia. Che facciamo lo scherzo insieme. Ok, mi hanno attaccato. Però c'è la prova che viene. Quindi, ragazzi, primo scherzo, non ci credo, è riuscito. Benissimo, tra l'altro. E ora, visto che siamo di bicicici... Allora, innanzitutto andiamo da mia madre e ci facciamo, chiudo il canale, mamma. Boh, non lo so però. Dopo che stavo mangiando, che cavolo, no, dov'è mia madre, non ce l'ho salvata. Ah no, ce l'ho salvata. Ok, è arrivato. Oh, è arrivato perfetto. Vieni qua a fianco a me. Ok, è arrivato perfetto. Com'è questo cappello? Così. Caso. Allora, chiamiamo mamma. E quindi siamo pronti. Ora non faccio vedere l'immagine perché c'è la mia faccia e la sua. Non la sua, ma quella di altra di mia madre. Però, ragazzi, possiamo iniziare. Che ci diciamo? Tipo... Ma stavo mangiando la torta e ho trovato un verme dentro. Sì. Vai. Ragazzi, io la sto chiamando. In corso. Ma che torta? Sto squillando. Iscrivetevi al mio canale. Mamma.
Tu non puoi capire quello che mi è successo. Ma è una cosa bella o una cosa brutta? No, allora, stavo mangiando la pasta che mi ha fatto nonna. E dentro c'era un verme. Che schifo. Ma perché me l'hai raccontato? Ma... Da dove è uscito sto verme? Da... Allora, hai visto? Mi ha fatto le quelle... quelle col cerchio e da là dentro è sbucato un verme. Ma forse dalla pasta magari era andata male. Eh sì. Quindi che hai fatto? L'hai mangiato, no? No, non l'ho mangiato il verme. Bravo. Non l'ho mangiato il verme. No, cioè mi ero messo tanta ansia, cioè tipo che schifo. Tanta ansia. E Nicolai che ha trovato un verme nella pasta. Da oggi poi i ristoranti tutti i giorni, immagino, no? Sì. Sì, già c'era un terrore. Ha detto, Matteo, che ci fai, carne? Vabbè, no. Cioè, un verme. Vabbè, però è un carne di verme. Chiudi la porta. Va bene, amore, io tra un po' arrivo a casa, eh. Va bene, ciao mamma. Ciao amore, ciao. Ok, altro scherzo è riuscito, direi, alla perfezione. Finora due. Ragazzi, direi di andare su un negozietto. Ci dobbiamo dire... Tu stai zitto perché questo qua è uno scherzo che io già l'avevo chiamato prima e ha detto dopo ti richiamo. Ci dobbiamo dire... Chiudo il canale. Anzi, no, mi si è cancellato il canale. Eh? Dice, per sbaglio mi si è cancellato il canale. Simo... Ma tu stai ancora a mangiare? Sì. Come ancora? Sì, sto ancora a mangiare. Vabbè, allora ti richiamo dopo, ok? No. Ma questi sono gli occhiali mia? No. Sì. Aspetta. Sì. L'eredità di perduta, World True. Vabbè, comunque, cioè, lui sta sempre a mangiare. Mi incazzo. Sono gli occhiali mia questi, eh. E che cavolo. Vabbè, dopo non fa niente. Mi arrabbio. E quindi... A fine video me li dai. E quindi, ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Un corno. Mo faccio un taglio. E dopo ci vediamo da me cozzetto, guarda. Ok, vieni qua. Stiamo ritornando praticamente tutti veloci perché... Tipo dobbiamo chiamarlo velocissimo perché da poco, non lo so. Negozietto. Chiamiamolo e... Allora, chiudo il canale con... Simone. Ma tu dove stai? A casa. Simone, ma lo sai che io... Io ho chiuso il canale... Non mi andava più di fare video. C'avevo troppi dislike. Ma che troppi dislike? Oh. C'avevo troppi dislike. Vabbè, ciao. Nana. Simone, lo sai che stavi in un video e ti abbiamo trollato? In effetti, ragazzi, l'ultimo scherzo è andato un po' a puttrentra, quindi mi dispiace tantissimo, però è quello che potevo fare, è quello che posso. Ora devo ridare i miei occhiali a Simone e ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al mio canale e al suo. E ragazzi, in effetti sono un po' giù di morale perché non lo so, mi aspettavo di più, però vabbè. Il suo scherzo è uscito benissimo, quello di mia madre anche, e questo qua è uscito da merda, però comunque l'abbiamo trollato lo stesso. Quindi ora devo caricare il video, supportatelo. Ragazzi, è veramente un grandissimo traguardo che tutti noi siamo saliti di iscritti,
anche i suoi account. No, sto scherzando. E vabbè, ciao ragazzi, ora devo usare gli occhiali, amici. Ciao.